eri venuta qua per chiedere grazia e poi sei ritornata dalla maga e il Signore c'era un po' con te perché non hai creduto in Lui e sei ritornata dalla maga. Non tornare più dalla maga perché non ti succede di peggio. Tua figlia migliorerà, però confessi il tuo peccato. Siamo abituati a battere le mani. Perché abbiamo battuto le mani per questi poveri malati? Battiamoci piuttosto il petto e chiediamo al Signore la guarigione di questi fratelli, queste sorelle. Ecco, fratelli e sorelle, siamo qui davanti al Signore, siamo qui soprattutto per adorare e impetrare. Questa è una comunità di intercessione, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, ma solleciti più per gli altri che per noi. Se noi arriviamo a non interessarci in questo momento di noi, non interessarci degli altri, il Signore concederà grazie a tutti. Ma se ci chiudiamo dentro di noi e facciamo ognuno per conto proprio, disinteressandoci degli altri, non avranno né gli altri né noi. È nell'interesse comune di pregare gli uni per gli altri per essere guariti. Signore, per sentire che vuole la guarigione del cuore, vuole il ritorno a Lui, vuole che facciamo sul serio, che camminiamo dietro a Lui. Lui è il pastore che è venuto in mezzo a noi. Guardiamo a Lui, mettiamoci una buona volta a seguirlo, non badando né a questo né a quello, né al fratello maggiore, né alla sorella minore, a nessuno, ma guardiamo a Lui. Lui vuole essere seguito da me, da te, da tutti. Andiamo dietro Lui e cammin facendo ci sentiremo guariti nell'anima e nel corpo, perché il Signore guarisce tutte le tue malattie. Signore, ci sono alcuni ancora nella fossa, ma tu sollevi dalla fossa chiunque è caduto. Ci sono ancora stanchi, ma tu rinfranchi chi è stanco. Ci sono ancora alcuni che non hanno speranza, ma tu sei la speranza di tutti. Signore, tu dai forza allo stanco, all'anziano e al giovane. Chi speri in te volerà come aquila, mettere ali e volerà, non ti stancherà, perché tu dai la forza a chiunque crede in te e ti segue. Fratelli, Gesù adesso passerà in mezzo a voi. Voi canterete a Lui con la vostra fede. Il Signore vi consolerà il cuore. Il Signore vi darà altri sentimenti. Ritornerete a casa più buoni. È una grazia che il Signore concede a molti questa sera. Ritornare a casa più buoni, più consolati, più proclivi a far pace. Ecco, Signore, io ti chiedo di toccare il cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle, come stai toccando l'orecchio in questo momento di una persona che ci sentiva poco e adesso in questo momento sente bene. Non ci sentiva bene e adesso sente bene. Ti ringraziamo, Signore. Se la persona è presente, alzi la mano e dico: Signore, grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Gli occhi del Signore sono su di tutti.
Gesù ci guarda, ognuno si sente veduto con compiacenza dal Signore, ognuno si sente come avvolto nel manto del Signore, perché è una grazia di consolazione in questo momento scende su di tutti. E adesso porteremo Gesù in processione, guardate a Lui, ha tante grazie ancora da darvi, questa sera è in vena di dare grazie per l'intercessione di Maria nostra Madre e degli angeli santi.